a squadre. Un cavaliere nato nel 63 che ha partecipato per la prima volta in una Coppa delle Nazioni in Spagna nel 1988. Il cavallo invece Minstrel è un castrone, belga, anzi un castrone olandese, nato nel 1982. C'è un problema alla fotocellula, passando via, ha buttato giù la fotocellula, adesso l'ambientista è andato a sistemarla. Stanno sistemando la fotocellula di arrivo, sì. Il traguardo finale, sì, sì. E quindi Sarasola deve aspettare prima che gli diano il via. Ecco, sembra che tutto sia sistemato, quindi okay. Probabilmente adesso sentiremo, infatti avete sentito la campana che autorizza il cavaliere a partire, anzi da questo momento c'è un tempo ben preciso che non deve essere superato fino al passaggio attraverso le fotocellule di partenza, appena la squalifica. Naturalmente i cavalieri stanno ben attenti a non farsi squalificare per così poco. Sì, che in campo internazionale sono 60 secondi. Nei nazionali sono 45. 45, no? Sì. Verticale di tavole. Enrique Sarasola su Minstrel, alla gabbia. Barriere su Cancelletti, se possiamo chiamarli così. C'è errore a quell'ostacolo, preso probabilmente un po' troppo in diagonale. L'alternativa più lunga ritorna nella fino adesso l'ha fatta solo Bologna, quella, l'ostacolo più difficile, soltanto Bologna, sì, è vero. Bravo. Avete visto l'inquadratura fornita dalle nostre telecamere agli ostacoli. Il tempo è buono, anche se forse non strepitoso, e c'è errore però anche sull'ultimo ostacolo. 66,22 il tempo effettivo, ma viene penalizzato, accresciuto dei secondi addebitati di per errore, diventa 76,22. Bellissime queste immagini, bellissime le immagini. Queste immagini fornite dalle telecamere agli ostacoli sono molto suggestive. E rientriamo in diretta dal Pavarotti International, dal Club Europa 92. E in campo ci sono le sei barriere, la famosa spettacolare categoria delle sei barriere, che però purtroppo